Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il 13 agosto alle ore 15 italiane DJI presenterà qualche nuovo prodotto, farà questo nuovo evento e probabilmente ragazzi presenterà un nuovo drone, perché sono apparse in rete le foto di un mini Mavic, quindi quasi sicuramente presenterà un mini drone che poi si chiamerà mini Mavic o Spark 2, questo non si sa, però ha l'aspetto di un mini Mavic. La cosa che sembra guardando queste foto è che sarà un drone che pesa veramente poco, quindi sarà un drone che probabilmente peserà sotto i 250 grammi. Ragazzi, adesso vi faccio vedere le foto, perché alla fine quello che ci interessa a tutti ragazzi è vedere le foto di questo mini drone. Ecco ragazzi, guardate che bello che è un drone che assomiglia tantissimo al Mavic, però miniaturizzato. Si vede sotto che ha due sensori per stabilire e una camera, quindi ha sia la VPU che due sensori, si vede il gimbal, quindi molto probabilmente avrà un gimbal stabilizzato su due assi più uno più il terzo stabilizzato elettronicamente, un po' come lo Spark o il Paro Tanafi. Tutto questo sicuramente per contenere il peso. Andiamo avanti a guardare le foto ragazzi, guardate l'aspetto, sembra proprio un mini Mavic. Un'altra cosa che si intravede ragazzi dalle foto è che le eliche non sono a sgancio rapido ma sono fissate direttamente sui motori, questo probabilmente per andare a diminuire il peso, perché comunque lo sgancio rapido sicuramente porta via più peso. Un'altra cosa ragazzi è questa, ragazzi guardate, dietro c'è l'alloggiamento delle batterie e guardate i braccetti sono completamente scavati e non hanno neanche una copertura, almeno sembrerebbe, a meno che questa foto sia di una versione prototipo, però non mi stupirebbe che fosse anche una cosa del genere per diminuire peso, o meglio per avere meno peso, avere un braccetto aperto. Quindi ragazzi, probabilmente il 13 agosto avremo un nuovo Mavic, non so se si chiamerà così, comunque avremo un nuovo drone DJI, praticamente ragazzi questo in effetti sarà quello, o meglio quello sarà tipo questo, questo tipo quello, parlando esteticamente, però molto simile a questo per dimensioni. Vedete ragazzi, simile come concezione, perché anche questo ha la batteria dietro, solo che questo ovviamente non è un Mavic ma è un Global Drone di cui avevo fatto la recensione, ma che ha l'aspetto di un Mavic, quindi più o meno sarà una cosa del genere, molto molto simile a questa, però con le caratteristiche e le proprietà di tutti i droni DJI, quindi una stabilizzazione esagerata, perché avete visto che c'ha sia la VPU che i due sensori ottici. Poi ha il gimbal stabilizzato su due assi, probabilmente sarà una fotocamera in 4K a 30 fps. Quindi ragazzi, non si sa se verrà presentato il 13 agosto, ma io presumo di sì, o meglio spero di sì come tanti di voi, anche perché una cosa che lo lascia presagire, perché comunque nell'immagine si vede un 2 e un 5 che potrebbero andare a voler dire un 250 grammi, però magari anche no, Però secondo me anche il discorso che si vedono due, il simbolo della camera ovale qua davanti e due gimbal, secondo me stanno a significare due prodotti e non uno solo. Quindi sperando che sia così, verrà presentato anche l'Osmo 3 probabilmente, anzi quasi sicuramente verrà presentato l'Osmo 3, ma in contemporanea verrà presentato anche questo mini drone. Infatti nel video diciamo di lancio, o meglio nel video pubblicitario dell'evento, continua a apparire una torre Eiffel, secondo me è il simbolo del paese dove verrà fatto l'evento, e secondo me DJI se fa un evento live fisico, non diciamo come quando ha presentato, non so, l'Osmo Pocket, piuttosto che l'Osmo Action, in cui non ha fatto un vero evento, ha diciamo presentato che ci sarebbe stato un nuovo prodotto, però non ha fatto un evento live, ma sul sito è apparso il prodotto con tutta la descrizione e tutto quello che volete. Mentre secondo me in questo caso farà un evento live, perché nel video continua a esserci sempre in mezzo sta Tour Eiffel, come per dire che l'evento sarà a Parigi. Quindi se fa un evento live sicuramente non lo fa per l'Osmo 3, perché vabbè, anche no, non l'ha fatto per prodotti del genere, figuriamoci per l'Osmo 3. Quindi molto probabilmente presenterà un mini Mavic
tipo questo, ma con caratteristiche DJI. Quindi ragazzi, se come me siete rimasti entusiasti di queste foto apparse in rete e della possibilità che il 13 agosto venga presentato questo mini DJI Mavic, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un volo, un test, una novità, ciao!